Con la nuova riforma si parlerà non più di fallimento ma di crisi delle imprese. Entro un anno saranno approvati una serie di decreti legislativi che apporteranno diversi cambiamenti. Se ne è discusso in un convegno organizzato a Campobasso da Confprofessioni Molise. Entro ottobre 2018 l'attività di impresa sarà semplificata attraverso una serie di decreti legislativi. Non si parlerà più di fallimento, ma di crisi e con la nuova riforma saranno previsti dei percorsi per affiancare gli imprenditori che dovessero rilevare difficoltà all'interno delle proprie attività. Argomentazioni al centro del convegno organizzato da Confprofessioni Molise all'ex Consorzio Agrario di Campobasso e sui quali si sono confrontati esperti e tecnici, tra cui l'avvocato Nicola Lucarelli. Viene meno totalmente il termine diritto fallimentare che sarà sostituito con un termine un po' più europeo, ossia un diritto della crisi d'impresa, e si parlerà di liquidazione giudiziale del patrimonio. L'elemento più importante che credo possa riguardare un po' gli imprenditori è quello di illustrare un percorso pre-crisi da parte dell'impresa. Qualora l'imprenditore dovesse rendersi conto che vi è un problema proprio all'interno della propria attività, potrebbe rivolgersi a degli organismi di composizione della crisi e in questo caso potrebbe essere beneficiario di misure premiali che poi si verificheranno successivamente da parte del Tribunale. Aspetti fondamentali, come sottolineato dal presidente di Confprofessioni Molise, Riccardo Ricciardi. Noi abbiamo già fatto un convegno a Termoli all'inizio di quest'anno, proprio sulla crescita delle imprese, innovazione appunto 4.0, ma non si può risolvere il problema della crescita delle imprese se non risolvendo il problema della crisi delle imprese, lo stato di insolvenza che riguarda tutti. Dunque riforma del diritto fallimentare perché sia più accessibile alle imprese, ai consumatori e ai professionisti. Negli ultimi anni ci sono state una serie di modifiche legislative, però la più, diciamo, quella che avrà maggiore incisione sarà proprio quest'ultima che, in base ai decreti che dovranno essere approvati nel prossimo anno, potrà trovare applicazione. Il dottor Donato Toma, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Campobasso, durante il convegno ha richiamato all'unità tra tutte le associazioni, focalizzando l'attenzione sugli indici di preallerta della crisi e confrontandosi con la disciplina inglese.